scusa, soave guida. Che... Dicevo che devo andare a casa perché ho scritto versi un po' controversi. Non vorrei che, capito, magari uno tipo questi ci fruga nel computer. Meglio di no. Quindi, con una rima disinvolta, te saluto la prossima volta. Ma questo vuol dire che... Che io me ne vado a casa, devo andare. Prendo pure la valigia, ci vediamo. Se n'è andata. Siamo rimasti noi. Senza guida, dove si va? Da caporale. Cioè, tu sei il mio Virgilio in questo mondo di ladri. Siamo... Un mondo di soli. Però così sembra che non se ne esca. Cioè, dobbiamo passare la vita a proteggerci da tutti quelli che potrebbero rubare e derubare qualcosa. A Federica, che ha 25 anni, le abbiamo detto che le abbiamo rubato il futuro, che non avrà una pensione, che non può studiare, che non ci sono i fondi, che non ci sono i soldi. Cioè, stiamo... A me mi dite che tanto la mia identità è talmente, no, di tutti, può diventarlo in 3 secondi. Ci stanno dicendo che certi luoghi che pensavamo sicuri non lo sono più, dobbiamo passare la vita a difenderci, siamo condannati Possiamo dire un'altra cosa però, c'è una contraddizione gravissima, forse stiamo meglio di 30 anni fa, forse abbiamo più la possibilità di un'opzione più larga, è chiaro che il progresso, la modernità può infliggerci dei danni straordinari. Noi veniamo uccisi dalle armi che vendiamo. Per esempio, Marx si chiamerebbe le contraddizioni del capitalismo. Noi abbiamo prodotto una guerra in Iraq per i pozzi petroliferi. Adesso non sappiamo come risolvere questa guerra asimmetrica. Ma un filo, chi me lo dà? Chi mi dà un filo, un gancio verso la possibilità? Federica, eri arrabbiata, eri anche delusa, no? Ma una possibilità ce l'hai, tu la senti? Io sono convinta che noi dobbiamo cercare di riprendere parola, che dobbiamo riappropriarci di quegli spazi di democrazia e di partecipazione che ci hanno tolti, che noi dobbiamo necessariamente ritornare a poter decidere sulle nostre vite, perché non possiamo cercare davvero di accontentarci di queste miserie del presente. Quindi secondo me... Tu ci credi ancora di avere un futuro? Quanto te l'hanno t'hanno rubato tutto il tuo futuro? Io ci credo, mi hanno rubato anche il presente però, e questo è il problema. L'unica cosa che possiamo fare però è questo, è capire che i nostri problemi individuali possono trovare una soluzione solo collettiva. Cioè... Tammaro, ci hanno rubato tutto? A me no, io vivo... Vieni qua, sì. Tony. Sì, salve. In una battuta. Io vivo a Napoli, però ecco, tecnicamente mi avrebbero dovuto... Invece sto ancora qua con i vestiti, le scarpe, le cose. Ci possiamo ancora un po' credere? Ma che sì, non siamo tutti... Raga, basta che usciamo un attimo qua fuori. Magari quando meno te l'aspetti. Lei, Federica, io, te... No, te sei sposata, no? E cioè, incontriamo uno che ci piace, no? E succede che ci innamoriamo. E quello ci salva? E penso proprio di sì. Grazie ad Antonello Caporale. Ho capito che siamo per chiudere questo nostro viaggio tra le anime insieme. Volevo, però, è possibile far di nuovo esibire Alexis, giusto? Perché quelle mani legate, no? Questo dover stare in condizione di ladri e di dannati, forse si può sciogliere. E forse Alexis è questo che ci racconta, che forse possiamo scioglierlo. Tutto. Questa condizione si può sciogliere, Alexis.
scioglie le costrizioni dei dannati e ci libera liberandosi. Grazie, mi sembra che mi abbiano detto che finisce così, grazie. Io voglio finire qui con Alexis che ci ha liberato. Alex, ti ho chiamato Alexis per tutto il tempo, me lo potevi dire prima. Ce l'abbiamo ancora una possibilità? Che possibilità? Dimmi sì o no. Per me c'è. Quanti anni hai? 22. C'è? Per me c'è. Così si può finire, se no no. Grazie Alex, io vi saluto da qui, se non cade. Ci sarà dell'altra Revolution?